Ciao! Allora, in questo video lo so, ho fatto danni di nuovo da Wish. È una cosa terribile. È vero che sono tutte cose da un euro, proprio un euro, 1,50 euro al massimo. Però è tremendo perché, come sapete, io metto tutto nella lista desideri e non acquisto mai al momento. Poi attendo 3 o 4 giorni e stranamente la promozione giornaliera è proprio sui prodotti che intendo acquistare. E ovviamente io mi faccio prendere. È vero che sono cosine che possono servirmi e sono comunque cose che parliamo davvero di un euro e 50 al massimo. Però continuo a fare acquisti e poi magari li ho presi un mese fa e arrivano adesso, li guarderò quest'autunno. Insomma, fermatemi. Comunque, vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Lo so, con Wish ci sono cascate di nuovo. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso. Dunque, questo era un omaggino ed è anche molto carino. Poi, vogliamo parlarne? Ciabattine, adesso ve le mostro, magari indossate. Comunque sia, queste un euro alla fine, perché basta aspettare. Sì, lo so, ma non potevo resistere. Poi dopo vi mostro le cose più carine. Allora, questa, che è un, deve essere un portamonete, una pochettina, sempre a un euro, perché sì, il dettaglio della cuore è fantastico, perché ho intenzione di metterci dentro le memory e delle cose elettroniche che tengo qua sul tavolo, nella postazione che in teoria dovreste aver visto, eccola qua, e credo che sia carina anche da vedere. E poi le due sciccherie. Allora, questa cos'è? Una luce con l'USB, perché le infiliamo qua con l'USB. Ok, perché la mettiamo qua dalla tastiera e finalmente forse riesco a vedere qualcosa quando c'è alla sera buio. E poi parliamo di questa figata assurda. Ok, ah, tutti e due questi a un euro perché venivano assieme. Mettiamo questo nell'USB. Ah, parliamone. Allora, altra cosa sempre da Wish è questo chiudisacchetto a un euro, dunque ha le pile, è magnetico, quindi si può attaccare anche al frigo, è carino e la cosa è semplicissimo, quindi richiude i sacchetti oppure qualunque cosa. Ve lo faccio vedere con questo che ho qua davanti, eccolo qua. Facciamo le prove perché non me lo ricordo più, dunque. Vedete? Quindi è perfetto anche per richiudere i sacchetti o quello che c'è più comodo, un sacchetto della plastica, un sacchetto di qualcosa, e in questo modo lo chiudiamo. Riscattiamo, tic. Attenzione, non troppo perché sennò brucia, però bisogna farci un attimo la mano, tic. Infatti io l'ho cotta in questo caso, però comunque sia è sigillato, cotta, ma sigillato sicuramente. A un euro mi sembrava una cosa carina, più che soliti mollettoni che soprattutto con l'estate ed comunque prendono caldo, non lo so, mi è Altra sembrato cosa che ho carino. preso da Wish e adesso ve la mostro. Allora, è questo ventilatorino, eccolo qua, un po' in plastica, che comunque ha l'alimentatore USB, infatti attaccato al computer. Se no, volendo, può averci anche la batteria, però è una batteria particolare ricaricabile che al momento non ho, quindi lo attacchiamo al computer o comunque a un power bank, a un USB. Eccolo qua. Ah, questo era gratuito il prodotto e la spedizione a 1 euro, quindi off. On. Fa anche una bella arietta. Lo trovo comodo, carino, sia da tenere davanti al computer che comunque sia, perché no, con un power bank anche da portarsi in Eccoci qui. giro. Allora, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia e spero anche che l'inquadratura vada bene, vada tutto bene perché ho cambiato fotocamera e quindi vediamo un attimo come si vede. Comunque, se vi ho tenuto compagnia come sempre, se vi è piaciuto il video, mi raccomando di mettere un like e iscrivetevi al canale così non perdrete le prossime recensioni e mi raccomando anche di cliccare sempre sulla campanella così verrete avvisate con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!